Allora, questa era la prima riunione che abbiamo deciso, il primo incontro che abbiamo deciso d'intesa con il Presidente della Regione, con i sindaci di Empoli e di Firenze e con l'aiuto indispensabile non solo dei rappresentanti delle forze di polizia, ma della Lega Calcio e dei rappresentanti delle squadre. Ci siamo in qualche modo confrontati e chiariti le idee su tutte le criticità e su tutte le possibilità che sono tuttora al vaglio. D'altra parte non si poteva pretendere di uscire dopo 2 ore con una soluzione immediata. Ci siamo presi del tempo, ci siamo confrontati, è la prima volta, come sapete, che accade che tutte le istituzioni che sono al servizio della città e quindi anche dei tifosi e dello sport, è stata la prima volta che tutte le istituzioni si sono confrontate e sono stati posti sul tavolo tutto ciò che ruota attorno al mondo delle partite di calcio. Quindi non solo la competizione sportiva in sé, il luogo dove si svolge, ma tutto quello che ci ruota attorno in termini di tempistica, sostenibilità di una struttura, volontà anche della città. E ci siamo dati un tempo molto breve per poter sviscerare una serie di questioni che ognuno per la propria competenza dovrà fare per rincontrarsi successivamente. Prego. Se ci Sì. mettiamo un attimo con il Ringrazio la microfono, prefetta per la opportunità di questo confronto. È la prima volta che ci troviamo tutti insieme con la società fiorentina, la regione toscana. Ringrazio il presidente Gianni, la prefettura e le forze dell'ordine. E in effetti abbiamo vagliato tutte le varie opzioni. Per noi è fondamentale, da un lato, salvare i 150 milioni di euro che abbiamo ottenuto con grande fatica, cosa che nessun'altra città italiana ha ottenuto per il nuovo Franchi, e dall'altro andare incontro alle esigenze della squadra, dei tifosi, della società, individuando la migliore soluzione possibile, perché ritengo che le due cose possono stare insieme e che abbiamo la possibilità di esaminare e anche agire su più fronti in questi giorni insieme, assumendoci ognuno un proprio compito e lavorando, ripeto, nell'interesse della città, di questa importante opera pubblica, dei tifosi e della società. Vi siete chiariti se ce n'è bisogno col direttore generale Barone? Prego. Vi siete chiariti col direttore generale Barone? Ah no, abbiamo parlato a lungo, non c'erano, diciamo, elementi da chiarire, abbiamo condiviso le valutazioni su tutte le opzioni possibili. Sindaco, dopo la riunione di oggi, che è interlocutoria, ci sono ritardi o slittamenti per l'inizio dei lavori per il Franchi? Questa è una delle opzioni di cui abbiamo parlato. Non ce n'è Quando è una previsto il preferita? secondo incontro? No, quando arriveremo ad una conclusione vi Quando è faremo previsto sapere. invece il secondo incontro? Ora vedremo, speriamo a breve, ma intanto ci mettiamo al lavoro. Ma io ritengo che sia stato un incontro davvero utile perché ha consentito con molta trasparenza, molta chiarezza di mettere in campo un po' tutte le soluzioni che sono auspicate dalle istituzioni presenti, dalla Fiorentina, al Comune, per quello che mi riguarda nel ruolo che possiamo avere come Regione per il coordinamento degli interventi di Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, in questo caso si tratta dei fondi complementari. Ringrazio la prefetta perché ha avuto un ruolo, diciamo così, di coordinamento della riunione, di sviluppo dei temi, e voi capite che sono temi anche molto delicati e conseguentemente è anche giusto che ci siamo detti le cose, ci prendiamo qualche ora barra giorno per riflettere un po' e poi cerchiamo di trovare una sintesi con una Ma soluzione. c'è una soluzione più praticabile, più percorribile? C'è un Mizza Empoli più Padovani? C'è una più percorribile Ma delle io direi che oggi era utile metterli in campo tutti. Poi, come a ogni buon padre o madre di famiglia, è anche opportuno farci un po' di riflessioni e poi prendere la strada. Quello che mi sembra di poter dire, vedendo oggi, tutti insieme. Grazie. 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 Grazie.